Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dei meccanismi di adattamento ipertrofico, ossia cercheremo di rispondere alla domanda del perché e come avviene tutto il processo di ipertrofia, di crescita muscolare. Abbiamo fondamentalmente tre meccanismi che intervengono, ossia la tensione meccanica, il danno muscolare e lo stress metabolico. Questi meccanismi sono dei processi che si attivano e che danno un segnale di adattamento al nostro corpo, tale per cui il nostro corpo risponde di nuovo con un adattamento ipertrofico, ossia un aumento dell'atrofia muscolare. Ok, partiamo con la tensione meccanica, che è il meccanismo, come vedremo, più importante. La tensione meccanica non è altro che l'attivazione di meccanorecettori che stanno all'interno del muscolo, della fibra muscolare. Ora, è un qualcosa che può sembrare strano, ma che vivete tutti i giorni. Per esempio, se io faccio questo, voi state sentendo delle onde sonore che arrivano nel vostro timpano, nel vostro canale uditivo, e attivano dei meccanorecettori, da un punto di vista proprio meccanico, che vanno a interpretare tali onde sonore, mandano un input al cervello e il cervello sa che state udendo qualcosa e voi sentite questo suono, ok? Ancora, se voi in questo momento, non so se state su una scrivania, su un altro piano, iniziate a strusciare la mano, sentirete una superficie magari ruvida, una superficie liscia, non lo so, non ho idea, però questa interpretazione del senso tattile è proprio dato da meccanorecettori che stanno sulla vostra mano e vi permettono di interpretare. A che cosa servono questi meccanorecettori? È un qualcosa di assolutamente darwiniano, ossia sono dei recettori che servono a interpretare l'ecosistema che ci circonda. Quindi in questo caso interpretiamo le onde sonore, interpretiamo le superfici che stanno su determinati oggetti, oppure nel nostro caso interpretiamo un certo stress che si crea nel muscolo, e in tutti questi casi c'è un potenziale di adattamento al nostro corpo, ok? Quindi sostanzialmente l'attivazione di questi meccanorecettori quando c'è una tensione muscolare dà un segnale al corpo della serie: guarda, qua c'è una certa tensione, perfetto, ti devi adattare. Come facciamo ad ottenere questa tensione? È data sostanzialmente da una combinazione tra il carico, quindi la tensione interna che si crea nel muscolo, e il tempo sotto tensione. Quindi un buon carico tenuto per un buon tempo sotto tensione va ad attivare al massimo questi meccanorecettori, e questo è il motivo per cui i meccanorecettori si attivano soprattutto quando raggiungiamo un cedimento tecnico, ossia quando il muscolo non riesce più a contrarsi nonostante il carico. Allora in quel momento i meccanorecettori iniziano ad impazzire e danno il segnale quanto più potente possibile al nostro corpo, che porta poi all'adattamento. E questo è il motivo per cui il bodybuilding vive di cedimento, ossia nel bodybuilding per ottenere il massimo dei risultati dobbiamo allenarci al cedimento, e su questo non ci sono assolutamente storie, e se mi seguite lo sapete molto bene. Secondo meccanismo che si attiva è il danno muscolare. Il danno muscolare non sono altro che tutte le micro lesioni che si creano a livello del muscolo, che poi portano a un segnale necessariamente di adattamento ipertrofico. Perché questo? Perché il muscolo viene danneggiato, si creano delle micro lesioni, e nel momento in cui il muscolo va a riparare queste micro lesioni dopo il tempo di recupero che gli diamo, avviene quella che viene chiamata la sovracompensazione. Ossia il muscolo dice: ok, riparo quelle stesse lesioni, però per non saperne leggere né scrivere aggiungo un po' più di atrofia, così il muscolo è più predisposto a sopportare tutto quello che sostanzialmente gli facciamo sopportare. Quindi magari in futuro riusciamo a non creare più delle micro lesioni, ok? Il ragionamento è un po' questo. E l'ultimo meccanismo è lo stress metabolico. Lo stress metabolico è dato dall'accumulo di lattato, di ioni HP, insomma alla creazione di tutto quell'environment, di tutto quell'ambiente biochimico che circonderà il muscolo quando creiamo un forte stato di congestionamento, di saturazione, ossia il pump muscolare. Quando creiamo quell'ambiente biochimico, questo ambiente è di per sé uno stimolo per il nostro corpo che va ad aumentare degli input, dei segnali anabolici, e porta poi ad un adattamento. Però attenzione, perché lo stress metabolico, come vedremo, non porta soltanto a un aumento dell'adattamento ipertrofico, ma anche a velocizzare tutti i processi di recupero. Per cui se anche lo stimolo anabolico che noi creiamo è in qualche modo blando, il contributo che diamo andando poi a massimizzare i processi di recupero rende lo stress metabolico un meccanismo molto importante sul quale puntare. Ok, abbiamo visto quindi questi tre meccanismi. Come agiscono nello specifico? Ossia, a quale dobbiamo dare un certo senso priorità? Come abbiamo detto prima, la tensione meccanica ha in un certo qual modo una certa priorità. Perché questo? Perché in realtà è il presupposto affinché avvengano tutti gli altri meccanismi. Ossia, quando io vado a creare tensione meccanica, quindi creo tanto stress interno, raggiungo alti gradi di cedimento, ecco, sto creando anche molte micro lesioni muscolari. Allo stesso modo sto creando un forte richiamo di sangue, un forte richiamo di nutrienti che mi va a creare in qualche modo lo stress metabolico. Quindi di per sé la tensione meccanica e lavorare sulla tensione meccanica è un qualcosa che mi conviene su tutti i distretti muscolari. Quindi su tutti i distretti muscolari io voglio massimizzare il carico interno
in percentuale rispetto al carico esterno, ossia avere una forma impeccabile e avere una massima attivazione e un quanto più completo isolamento possibile sul distretto muscolare o sui distretti muscolari che sto andando ad allenare, massimizzare il carico, quindi cercare di dare un certo ruolo al carico che io vado effettivamente a sollevare, perché logicamente se massimizzare e migliorare la forma mi aumenta il carico interno, aumentare il carico esterno sicuramente va a aumentarmi il carico interno. Ed ultimo punto, voglio cercare di avere un TUT, quindi un tempo sotto tensione abbastanza prolungato, ed arrivare fino al cedimento, quindi portare ogni serie al limite, al mio massimo potenziale. Ecco, una volta fatto questo su tutti i distretti, quel che va detto è che se anche tutti i meccanismi hanno un ruolo paritario per ogni distretto muscolare, ossia le spalle, come anche il petto, come anche le gambe rispondono allo stesso modo se creiamo un tot di danno muscolare piuttosto che un tot di stress metabolico, è anche vero che all'atto pratico suscitare un determinato meccanismo di adattamento su un distretto piuttosto che sull'altro è differente. Cosa voglio dire con questo? Sul petto è molto facile creare tanto danno muscolare perché è un distretto che è molto semplice da attivare anche quando carichiamo tanto, quindi riusciremo a creare tanta tensione muscolare, ma riusciremo anche a creare tanto danno muscolare, che è strettamente correlato al carico, ossia il modo migliore per creare microlesioni è caricare veramente tanto. Un altro modo per enfatizzare il danno muscolare è quello di andare a enfatizzare lo stretch muscolare, e sul petto lo stretch può essere enfatizzato in sicurezza in maniera anche piuttosto ampia. Quindi in sostanza, quando alleno il gran pettorale sarà molto intelligente andare a puntare tanto sul danno muscolare, perché è un meccanismo che posso enfatizzare in maniera molto ampia, molto più per esempio delle spalle, perché se le spalle, se vado a caricare tanto rischio infortuni, se vado a enfatizzare lo stretch è abbastanza complesso, perché quando vado in allungamento in realtà ho il torso che mi blocca, non riesco ad allungare molto bene la spalla, ok? Quindi il danno muscolare è un meccanismo che sulle spalle è molto difficile da attivare, però per esempio sulle spalle è molto semplice attivare lo stress metabolico come meccanismo di adattamento. Ora ragazzi, io su Rhino Nation, che è il nostro portale, per chi non lo conoscesse è un portale attualmente il più grande in Italia dedicato al bodybuilding, abbiamo più di 1000 membri in cui ci sono video inediti, i nostri log, video di allenamenti, un sacco di contenuti esclusivi. Su Rhino Nation ho caricato una serie di video dedicata ad ogni singolo distretto muscolare per spiegare come impostare l'allenamento per ciascun distretto per massimizzare la risposta ipertrofica. Però sta di fatto che non possiamo utilizzare lo stesso metodo, non possiamo utilizzare la stessa filosofia per tutti i distretti muscolari. No, sono distretti diversi, si differenziano da un punto di vista specifico per le inserzioni, la qualità delle fibre, per la capacità, anche gli esercizi che possiamo effettivamente replicare in sala pesi, quindi dobbiamo allenarli in maniera più o meno diversa. Ci sono dei distretti che hanno delle similitudini, però generalmente non possiamo utilizzare lo stesso format e lo stesso metodo su tutti i distretti, proprio perché non possiamo enfatizzare nello stesso modo i tre meccanismi di adattamento ipertrofico. E ultima cosa, e qua concludo, se i meccanismi di adattamento ipertrofico sono il tunnel che dobbiamo percorrere per portare all'adattamento, è anche vero che per percorrere questo tunnel dobbiamo avere una macchina, dobbiamo avere un certo motore, e questo motore è dato da un continuo miglioramento di performance, ossia non ha senso creare semplice stress metabolico, non ha senso fare pump, non ha senso fare esattamente le stesse cose, perché anche se attiviamo e passiamo per quelli che sono questi meccanismi, comunque non ci sarà la richiesta di adattamento. Come facciamo a creare la richiesta di adattamento in ultimo? Andando a richiedere al nostro corpo sempre di più, quindi battendoci in continuazione, aumentando la nostra performance in continuazione negli anni. E anche di questo ho parlato in molti altri video. Ragazzi, con questo vi saluto, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sono ben lieto di rispondere, e con questo ci vediamo al prossimo video.